Bentornati da Videodrome Via Magenta 85 a Livorno, sono Federico Frusciante e come per ogni mese, più o meno, anche questo mese uscirà appunto la monografia. Ho deciso e deciderò sia per maggio, giugno, luglio, agosto, che sono i mesi più caldi, di fare monografie di registi che hanno fatto pochi film o brevi e mi terrò, diciamo così, i grossi nomi per l'autunno e l'inverno. E quindi, che dire, questo maggio la monografia è ormai per i Wachowskis. Nati come fratelli Wachowski, noti poi come sorelle Wachowski, e ormai come The Wachowski. Quindi iniziamo subito dal loro primo film. Lana Wachowski, che ha cambiato sesso nel 2007-2008, nacque come Larry Wachowski a Chicago nel 1965. Il fratello, ora sorella Lily, dal 2010-2012, era Andy. È nato 2 anni dopo, a Chicago pure lui naturalmente, e hanno fatto un'infanzia abbastanza felice, di origini polacche. A scuola sembrava non andassero molto bene, poi però si sono dedicati al cinema. A quanto pare il cinema e i fumetti hanno funzionato meglio, hanno disegnato anche roba per la Marvel tratta da roba di Parker, perché lui è fissato con fumetti, e sono, diciamo così, entrati quasi per caso, perché facevano i carpentieri mentre scrivevano questa cosa dei fumetti. E poi sono entrati per caso a Hollywood, si sono trovati a fare delle sceneggiature. Soprattutto c'era un film, Assassins, con Stallone e Banderas, che non riuscivano a portare a casa perché la sceneggiatura faceva acqua da tutte le parti. Allora, fratelli Wachowski furono chiamati per mettere mano a questa sceneggiatura e dargli un senso. Da lì in poi, quindi, arrivò facilmente, diciamo così, l'ingaggio per il loro primo film da sceneggiatori e registi. Questo film si intitola Bound, Torbido Inganno, del 1996, prodotto da Joel Silver, che poi sarà produttore di Matrix. La Bound è un classico noir, un bel noir, però particolare. È la storia di Corky, che è un'idraulica, che è appena uscita di galera, è una lesbica, che fa amicizia con la vicina di casa, questa Violet, che è interpretata prima da Gina Gershom, questa da Jennifer Tilly, che è un, diciamo così, l'amante di Cesar, un mafioso non di altissimo livello, ma un mafioso che gira un po' di soldi. Installano un rapporto lesbico d'amore, diventano amanti e tutto il resto, e poi a un certo punto a Corky gli viene in mente di fottere, insieme a Violet, questo Cesar, che una volta ogni tanto gli passano tra le mani tanti soldi. Scoprono che gli deve passare tra le mani 2 milioni di dollari, e loro decidono quel giorno di incularselo, rapinarselo e tutto il resto, ma naturalmente niente andrà più o meno come previsto, come in quasi tutti i noir. Allora, bisogna dire subito 2 cose. Si nota già il talento nella scrittura dei 2 ex fratelli Wachowski, all'epoca però ancora Larry e Andy, che scrivono un film con una sceneggiatura molto classica in realtà, al di là del fatto di aver inserito scene lesbo, ma anche abbastanza pese per l'epoca, diciamo così, perché aveva più di 20 anni, quindi queste scene lesbo con queste nude quasi soft, bellissime, tra l'altro scene girate benissimo, e poi Jennifer Tilly e Gina Gershon nuda fanno sempre, però. Ma proprio la sceneggiatura è interessante, prima di tutto per aver già, in realtà, qui torna una cosa che tornerà in tutti i film di Wachowski, cioè l'omosessualità, l'essere gender, il transgender, la trasformazione era già in atto qui, comunque le protagoniste sono 2 lesbiche, cosa difficilissima. Poi la narrazione del film è molto spezzettata, nel senso positivo in questo caso, nonostante la critica l'abbia massacrato, lo continuiamo a massacrare, perché la prima parte è molto noir classico, è molto lenta, con i dialoghi sono molto ben strutturati, ma abbastanza proprio puliti. La seconda parte il film incomincia a diventare molto più erotico, cioè con gli incontri di loro, l'amore e tutto il resto. La terza parte è la parte più pulp, indubbiamente più tarantiniana del momento, anche perché poi il pulp andava. Va detto che i Wachowski in realtà poi non è che fossero grandi amanti del pulp, ma sono amanti del pulp inteso come fumetti, letteratura, cinema. E quindi alla fine Tarantino in quel momento era un rimando, diciamo così, anche troppo facile per la critica dell'epoca. Ma io in realtà di tarantinesco nel film in realtà non c'è quasi niente, perché è un film che al di là appunto della scrittura già discreta dei fratelli all'epoca Wachowski, ma metteva già in scena il fatto di come fossero bravi a girare, come fossero bravi tecnicamente, perché il film ha un montaggio fantastico, la direzione degli attori è ottima, le 2 protagoniste vanno alla grande, Joe Pantoliano nel ruolo di Caesar è perfetto, c'è una faccia cattivissima. In più, appunto, sulla cattiveria, sulle botte, sulla violenza non lesinano affatto, un film per questo anche molto interessante visto l'argomento. Poi, come dicevo, le ora Wachowski dimostravano già all'epoca una cura notevole nella fotografia, per esempio, una fotografia noir pura, nonostante il film sia in bianco e nero, sono dei tagli di luce bellissimi. Si nota proprio anche in un certo senso la loro derivazione fumettistica in alcune scelte proprio di inquadrature sghembe e di montaggio un po' particolare. Poi, come ho detto, montaggio e fotografia sono fantastiche, il sonoro è bellissimo, la colonna sonora
è splendido, è un film molto buono e che nessuno ricorda, perché poi col botto che fecero 3 anni dopo con Matrix, chiaramente questo film è andato un po' nel dimenticatoio, infatti mi pare non esiste nemmeno una versione Blu-ray in Italia, che è anche un po' una vergogna. Ma questo Bound Torbido Inganno però resta uno degli esempi più vividi degli anni 90 di cinema non anni 90, nel senso che è un film che vivere, potrebbe essere uscito ora come negli anni 70, un film che vive veramente di una bella sceneggiatura e di una narrazione che non si perde dietro a tante cazzate o discorsi, anzi la narrazione è proprio quadrata, si butta addosso ai personaggi, non li lascia mai. La definizione delle due amanti non è lasciata al caso, e non è lasciata al caso il fatto che possa ricordare in un certo senso i diabolici film francese, in un certo senso il sexy thriller anche all'italiana, morendo alla Umberto Lenzi. Quindi che vi posso dire più di un film così sconosciuto? Cercate di scoprirlo, perché è un vero noir contro cazzi. Oltretutto, come dicevo, la Gershom e la Tilly in nude che si rotolano nel letto non sono da tutti i giorni. In più, come ho detto, gli ex fratelli Wachowski non è che si limitavano molto, per essere un film diciamo così hollywoodiano era anche abbastanza spinto, abbastanza sì. Le due donne erano perfette, ripeto, e poi riescono a dare l'atmosfera giusta, l'atmosfera cupa al film, un film che quando utilizza l'ironia appunto la utilizza quasi mai per stemperare la violenza sul momento, ma proprio perché cerca di fare una descrizione di un certo tipo di ambiente abbastanza realistica ma un po' sopra le righe. Tutto questo però rende il film veramente interessante, e che faceva già notare il talento appunto dei due direttori, che poi dimostreranno sempre di più andando avanti con gli anni. Per me sono, con questo film, uno degli esordi che appunto mi colpì molto, lo vidi al cinema, un film che mi rimase impresso sia per le scene appunto leso, ma soprattutto proprio per come questi due giovani registi riuscivano a narrare una storia tutto sommato già vista attraverso appunto la trasformazione dei soliti canoni del noir invece in un film proto-lesbo, un film proto-femminista lesbo noir, che però, ripeto, negli ultimi 20 minuti dà molti colpi di scena e esubera con la violenza quando uno non se l'aspetta, perché il film in realtà rimane tutto per un bel po' sul sapere o non sapere, quando invece tutto gli esploderà addosso, allora il loro piano cadrà miseramente, verrà diciamo così portato avanti il discorso dal nostro Cesare in maniera ben più incazzata verso di loro. Però non vi voglio di altro, perché questo probabilmente è uno dei film della Wachowski che avete visto meno, un film ormai che è un classico 22 anni, e che quindi mi auguro che questa recensione vi porti a riscoprire. Cercate di trovarlo nei link qui Amazon se esiste, se no cercate un modo per vederlo, perché è un film veramente che merita, e fa capire appunto da dove sono partiti le sorelle Wachowski, ex fratelli, che qui comunque dimostravano già tutto il loro talento nella messa in scena. Allora, dopo il discreto successo al botteghino di Bound Torbido Inganno, e soprattutto dopo aver rotto i coglioni per 2 anni e mezzo girando con una sceneggiatura, anche 3, ispirata a Philip Dick, ispirata a tante cose che poi si parlerà durante la recensione, i fratelli Wachowski insomma decidono di mettere insieme una produzione che è una bella produzione, 50-60 milioni di dollari, perché il produttore Joel Silver crede in questo progetto, ovvero Matrix del 1999. Allora, il film Matrix, vi racconto la storia, la sanno tutti, è la storia di Thomas Anderson, che praticamente è un programmatore per una ditta di computer come poi un'altra, che di notte però fa l'hacker e si fa chiamare Neo, ok? Una di queste notti viene contattata da questa Trinity, che è anche lei una specie di hacker universale che ha fatto scoppiare FBI e tutto il resto, e gli viene detto: ti farò incontrare Morpheus, il più grande terrorista telematico del mondo. Allora lui lì per lì è in paranoia e tutto il resto, viene arrestato però dall'agente Smith e dall'agente dell'FBI, che praticamente mentre lo, diciamo così, interroga, gli chiude la bocca con quella scena fantastica, e lui si risveglia nel letto, e a quel punto vede sul computer dove potersi incontrare con Morpheus. Va detto che tanto la sanno tutti, incontra Morpheus, che appunto nella famosa scena gli fa vedere le due pasticche, scegli questa, scegli quell'altra, se scegli una rimani qui, se scegli l'altra entrerai, uscirai da Matrix, ovvero la matrice, no? Che si intende a livello di computer proprio, uscirai dalla matrice e scoprirai qual è il mondo vero. Io però non ti do un cazzo, non ti regalo una bella vita, non ti faccio promesse, la scelta è tua. Il nostro Thomas, ovvero Neo, ormai butta giù la pasticca, si risveglia e si rende conto che il mondo ormai è finito da centinaia di anni, che i robot
le macchine hanno conquistato la superficie dopo che gli umani hanno sparato bombe nucleari e hanno tappato il cielo, e che quindi gli esseri robotici, per campare, non avendo più la luce solare, utilizzano gli uomini come batterie. Quindi miliardi di uomini coltivati a campi che gli servono come luce, solo che anche gli stessi robot, le stesse macchine hanno visto che questi uomini umanoidi, se non avessero avuto un lavoro cerebrale, morivano e non servivano un cazzo, e quindi hanno costruito, attraverso una varia di serie di programmi appunto di questo mondo robotico, un mondo a parte che si chiama Matrix, dove tutti noi viviamo convinti di essere nella realtà, ok? Solo che in realtà siamo attaccati a questi cavi appicciati in queste cose lì e veniamo usati proprio come batterie, come se fossimo sempre in un utero materno continuativo. Lui viene staccato e poi il film continua col fatto che Neo dovrebbe essere l'eletto che dovrebbe risolvere questa guerra fra uomini e macchine, che dovrebbe portare finalmente la pace. Di lì in poi lui che va dall'oracolo e tutto quello che sappiamo di Matrix, perché Matrix è probabilmente il film più sputtanato del mondo. Se non l'avete visto, probabilmente siete di un'altra generazione, se non l'avete visto perché vi sta sulle palle, perché mi hanno detto avete fatto molto male, perché con Matrix ci troviamo inequivocabilmente di fronte a un capolavoro degli anni 90, il film più importante anche a livello estetico forse di tutti gli anni 2000, che ha influenzato più Matrix a livello estetico di quanto si possa pensare. Allora, va subito detto che è grandiosa già l'idea di partenza, c'è di tutto in questo film. Ci troviamo Ghost in the Shell, ci troviamo Ubik di Philip Dick, e ci troviamo il Grande Fratello, ma non quella cosa della televisione che la gente si ostina a guardare, l'orwelliano Grande Fratello. Ci troviamo tanta fantascienza distopica, ci troviamo tanta fantascienza robotica di fumetti giapponesi, dei quali infatti sono fissati. Non è un caso che poi c'era Animatrix, anche loro come registi e anche come sceneggiatori di quasi tutti gli episodi di questa parte, che forse ne parliamo un secondo, e creano questo mondo fantastico, perché in Matrix che cosa succede? Che te puoi fare tutto, perché una volta che te raggiungi la consapevolezza di essere in un mondo fittizio e che stai facendo tutto con la mente, sono tutti grandi campioni di arti marziali, puoi volare, puoi fare il cazzo che vuoi, schivare le pallotte, perché sei a un livello, l'unici che però in questo mondo ti vanno nel culo e portano sei sono i cosiddetti agenti, questi all'occhiale che sembrano vedere dell'FBI, che in realtà sono creati apposta, sono programmi appositi proprio perché sono troppo veloci e troppo tutto. Detto questo, il film è fantastico a livello di messa in scena, cioè c'ha una fotografia meravigliosa, una produzione a livello di computer grafica perfetta, e noi crediamo a tutto poi perché, essendo un film che si ambienta dentro qualcosa di graficamente già costruito da un computer, tutto quello che vediamo anche al computer ci risulta ottimo, buono, perché siamo dentro appunto una macchina, e dentro una macchina è come essere dentro un videogioco, quindi non ci stupiamo se durante fare il volo lei ha dei movimenti non naturali, perché tanto siamo di fronte a qualcosa di innaturale alla base. Ora va subito detto che questi hanno inventato due o tre cose che per minimo è tipo il bullet time, no? Mentre c'è la possibilità di mettere al rallentatore una persona e invece far girare alla velocità normale intorno alle macchine da presa, sono tutte queste macchine fotografiche che inventarono questo bullet time, che mai è usato, abusato e riabusato 1500 volte, ma utilizzarono anche altri sistemi degli anni 20, ad esempio per fare inquadrature e determinate basi di luce. Se noi vediamo tutta la scena iniziale meravigliosa di Matrix, dove assistiamo a Trinity praticamente che deve scappare da questi qui, e poi va a rifinire dentro la cabina tutta girata in una maniera, se noi ricordiamo quel mezzo primo piano col poliziotto dietro che gli dà la pedata con quel taglio di luce fantastico che sembra un taglio di luce degli anni 30, veramente un film enorme. Gli ex Wachowski, ora sorelle Wachowski, poi erano di quelle che volevano portare, dicevano loro, di voler portare un certo tipo di serialità al cinema, però non una serialità, come posso dire, continuativa, no, 80 film. Matrix era già nato, qui non lo so perché questi pensano che sia nato, era già nato come una trilogia. Chiaramente se andava bene, il film poi ha incassato 500 milioni, sono una spesa di 50, quindi voglia te sia andato bene, senza un tappo ai gadget, immagino tutto ve le hanno vendute. Quindi questo film Matrix è interessantissimo perché riesce a prendere tutte queste, diciamo così, influenze, e alcuni dicono anche ruberie, tutte queste influenze e ruberie, e lo riescono a compattare in un film da 2 ore e un quarto che ha una narrazione perfetta, dei personaggi scritti uno meglio dell'altro. Inoltre ha proprio
ha scelto perfettamente anche le facce, l'espressione quasi monofacciale di Keanu Reeves per tutto il film in realtà rende benissimo questo personaggio spaesato. Laurence Fishburne a fare Morpheus è perfetto, e Trinity, scelse un'attrice all'epoca sconosciuta e con quella faccia tagliata era si vede chiaramente per uscita da Ghost in the Shell, era perfetta per fare Ghost in the Shell, e quindi abbiamo degli attori tutti molto bravi. Abbiamo poi questa doppia visione, no? Quindi abbiamo il mondo di Matrix dove avvengono le cose più assurde assolute, no? Dove loro combattono in tutti i modi per poi andare a salvare Morpheus e tutto il resto, l'oracolo e via. E poi abbiamo il mondo reale, quello fatto sottoterra, dove loro si muovono con queste, chiamiamole così, navi a supporto, con questi motori elettrici, dove però sono attaccate costantemente dalle sentinelle, da questi mostri polpoidi, diciamo così, tutti mostri più o meno meccanici, un po' giapponesi, appunto, provengono da forme, diciamo così, di insetti o di animali nel film. Quindi abbiamo questa doppia, ok, modo di narrare, quello fantastico puro dentro Matrix dove tutto può accadere, quello fantastico puro ma dove non tutto può accadere perché siamo all'esterno, siamo nella realtà filmica e quindi dove gli umani combattono davvero le macchine. Nel primo episodio sentiamo parlare di Zion, sentiamo parlare che eccetera, ma non le vediamo mai. Tutto il primo episodio serve per far crescere appunto Neo, per farlo diventare l'eletto che poi negli altri film farà il suo sporco lavoro. Poi cosa si può dire di più di un film come Matrix? Bravissimo poi, è indimenticabile appunto il personaggio di Smith, che diventerà nei seguiti ancora più importante, che tutti ricorderanno per essere il babbo erfo di Liv Tyler in Signore degli Anelli e per essere soprattutto la voce di V per Vendetta, che poi è stato scritto insieme a Wachowski e prodotto da Eva Coggia Wachowski, quindi un po' si ritorna appunto a capo. Un attore tra l'altro bravissimo, che fa Smith in maniera perfetta. Quindi nel primo film i Wachowski mettono tutte le basi per quello che sarà poi Matrix Reloaded e Matrix Evolution, che saranno odiati, e poi ne parleremo magari anche perché invece li ho amati. Detto questo, Matrix è uno dei film più importanti, è più un capodopera che un capolavoro, come si intende, non è Blade Runner per intendersi, non è 2001, però è un film bellissimo e secondo me è stato anche un attimino sovrastimato, non perché non sia bellissimo, ma hanno cercato di trovare chiavi di lettura diverse da quelle che in realtà poi Wachowski ci buttano dentro, ci buttano tutte le religioni, dal buddismo al cristianesimo all'ebreo, tutto, ci va tutto lì dentro, perché è un mescolone totale di culture e di trasformazione. Questa cosa della trasformazione esiste sempre nel cinema appunto delle sorelle ora Wachowski, questo cinema attaccato all'interno, io come ho visto Bound, un attacco all'interno Hollywood, all'interno di Hollywood hanno messo qualcosa di disturbante. Secondo me Matrix in realtà poi è anche un attacco enorme alla nostra società dei consumi, perché noi siamo costretti a vivere in questa società capitalista e consumista, perché sennò non riusciremo nemmeno a dare energia, e quindi abbiamo bisogno anche della cattiveria, abbiamo bisogno della depressione, abbiamo bisogno di tutto quello che in realtà non avremo bisogno. Poi se ne parlerà nei Matrix successivi, però già Matrix dà l'idea, in realtà ci sono tutte quelle scene fantastiche dove lui spiega cos'è Matrix, quando gli spiega il passaggio della Fia sei morto, quando è tutto nel bianco e gli spiega tramite il televisore modello anni 50 com'è il mondo esterno, come arrivano le armi. C'è un film incredibile dal punto di vista visivo, è una cosa che non si era mai vista, è inutile da dire, a livello di live action, magari si era visto in qualche film di animazione, ma a live action io non avevo mai visto una cosa del genere. Quindi un film che diventa un capodopera, diventa qualcosa che la gente idolatra, e quando vengono fuori questi fan allucinati e idolatranti, è sicuro il 90% che i seguiti che avrebbero fatto, io ero sicuro che sarebbero andati molto più sul fumettistico, molto più sull'esasperato, molto più sul robotico, visto poi il finale con lui che vola come fosse Superman. Quindi probabilmente le persone si sarebbero aspettati qualcosa di ancora come posso dire, uguale, ecco, identico al primo Matrix. Invece quello che i fratelli e sorelle Wachowski hanno poi fatto è in realtà andare quasi contro a loro stessi con i sequel, e questa è una cosa che a me mi fa molto piacere. Quindi che vi posso dire, Matrix è uno dei film più importanti degli anni 90, ne ho parlato anche troppo, guardatelo altre 6.000 volte, te mettete i Blu-ray lì, perché guardate ora, a 20 anni non è invecchiato di un cazzo di giorno, quindi vuol dire che è proprio un film indimenticabile. Matrix ha un successo allucinante, non solo tanto per l'incasso di 500 milioni, che poi c'è la roba come Infinity War, incassa 2 miliardi, cioè non è tanto per quello, ma entra proprio, al di là degli incassi, entra proprio a livello collettivo nell'immaginario. Questi cappotti di pelle nera, no? Gli occhiali alla Matrix, il modo di vestire, la gente non parlava d'altro che di Matrix bei tempi, perché era un film meraviglioso, invece si parla tutto il giorno di Deadpool 2, che è una cazzata divertente, invece si parlava di Matrix, vuol dire che il cinema blockbuster era un pochino migliore e un po' meno disinteressante, chiamiamolo così.
Comunque, torniamo a noi. Passano 4 anni, gli viene triplicato il budget, da 50 arrivano e diventano 150 milioni. Il film incassa 800 milioni, quindi è un successone, ed esce appunto questo Matrix Reloaded. Matrix Reloaded riparte praticamente da dove è finito il primo Matrix. Noi ritroviamo Neo e tutto il resto, solo che sappiamo che le macchine stanno per fare un attacco finale a Zion, stanno trivellando per cercare di arrivare a Zion. E praticamente il film inizia con tutti i capitani delle navi che devono difendere Zion, che devono tornare a Zion perché il capitano nero più stronzo del mondo gli dice: dovete tornare qui perché serve a tutti osti. Morpheus invece dice: una nave deve rimanere qui perché io ho bisogno di parlare con l'oracolo perché c'è qualcosa. Allora rimane lì una nave mentre tutte le altre ritornano a Zion. Noi quindi vediamo Zion per la prima volta. Morpheus ritorna, Neo ritorna, e noi scopriamo che Neo è comunque, incomincia a avere il dono della veggenza, è sempre sconquassato da questi incubi dove vede Trinity morire. Incomincia a vedere anche il mondo normale come se fosse appunto un eletto. Non è un caso che quando arriva trova tutta la gente come se fosse, ma non solo Gesù, come fosse tutte le religioni che gli dicono: per favore, dovermi figliolo, aiutalo, fallo sta bene, tutte queste cose qui. E poi cosa succede in realtà? Succede che l'oracolo dice a Neo che loro per lui deve raggiungere la sorgente per riuscire a fermare la guerra nelle macchine. Cosa succede? Se no diventa impossibile. Neo deve trovare questo mastro di chiavi, chiamiamolo così, che ha tutte le chiavi di Matrix, e deve arrivare appunto alla porta della sorgente. Questo ce l'ha il francese, che è uno stronzissimo, che ha per moglie una bellissima Monica Bellucci, che è una merda che lavora con tutti, diciamo così, i disadattati e tutti i mostri del mondo, perché qui si scopre in Matrix Reloaded che tutti i mostri, vampiri, lupi mannari, fantasmi, che la gente in realtà ha visto nel mondo e è convinta di aver visto, sono in realtà o problemi di Matrix come programma, oppure programmi che hanno deciso di andare contro il loro, diciamo così, mestiere su Matrix e rifugiarsi, perché sennò sarebbero stati cancellati. Quindi i vampiri, i mostri, i due, c'è la famosa scena con quei due Rasta che sono semi-fantasmi. E qui poi loro devono appunto trovare il mastro di chiave attraverso lui e arrivare alla sorgente. Poi non vi voglio di altro, perché se non l'avete visto poi succede determinate cose che cambieranno parecchio appunto sia i piani delle macchine che i piani di Morpheus e di Neo stesso. Al film è stato massacrato dalla critica e il pubblico, definendolo una baracconata, una stronzata, una schifezza. Allora capiamoci, il film in realtà non è interessante forse come il primo Matrix, perché visivamente l'80% di quello che hai visto l'hai già visto. Però la cosa interessante per me dei Wachowski è che sono proprio contro loro stessi, sono contro il blockbuster alla base. Se il primo Matrix viveva comunque da una narrazione molto ritmata, aveva dei tempi meno dilatati e cercava, diciamo così, di mettere molti combattimenti, molte cose sempre, no? Continuativamente, per cercare di non far annoiare, tranne una mezz'oretta, 20 minuti, diciamo dopo la prima mezz'ora dove spiegavano il mondo. Qui invece cosa succede? Fratelli Wachowski se ne fottano di quello che hanno creato nel primo e di andare di fronte al pubblico del primo, e mettono già un nemico potentissimo, che è molto più potente di Matrix stesso e delle macchine stesse, ovvero l'agente Smith. In realtà non è scomparso come sembrava, qui spoilerizzo il primo, quando lo ha distrutto e l'ha nuclearizzato nel primo Neo, ma assolutamente questo suo nuclearizzarsi l'ha fatto trasformare in un virus. Non è più un programma senziente, è un programma che gira per i cazzi suoi e che infila i braccini dentro qualunque cosa, programma, non programma, umano, non umano, dentro Matrix, che si trasforma in lui e quindi incomincia a conquistare il mondo. A questo punto Neo sa di questa cosa e deve combattere ben due o tre cose all'insieme. Sempre per cercare di arrivare da questo cazzo di architetto che ha costruito tutto, che è rinchiuso in questa stanza dove ci vediamo tutti gli schermi di tutto Matrix, che se uno avesse guardato bene il primo Matrix avrebbe già capito che questa stanza c'era già, perché si notava l'ombra appunto in un certo un momento quando lo arrestano lui nel primo, che è nella stanza dove poi la butterà di fuori. Noi vediamo già che ci sono tantissimi schermi e l'ombra di uno sulla sedia e l'inquadratura che fa e entra dentro, come noi abbiamo già in presente l'idea dell'architetto. Allora, hanno detto che il film è confuso, incasinato. Certo, il film Matrix Reloaded è incasinatissimo, confuso, zeppo di citazioni, precisamente come il primo, che vi è piaciuto tanto. Matrix Reloaded poi è stato criticato perché l'effetto speciale viene utilizzato troppo, la computer grafica, ed è così diventa visibile. Ma è quello che volevano fare i Wachowski, ma voi non avete proprio capito. Chi non l'ha capita questa cosa? Quando arrivano 150.200 Smith che lo vogliono sfarinare di cazzotti e lui incomincia a volare e faccia tutte quelle riprese e girano intorno, al di là del fatto che le riprese in realtà sono fatte a mano sul green screen e quindi c'è una voglia ancora di fare del cinema digitale, ma siete dentro un programma
che ricrea quella che è la realtà. Quindi siete già dentro una computer grafica. Tutto il mondo che vedete dentro Matrix è computer grafica. Quindi lamentarsi del fatto che Neo va a 250 all'ora e sembra fatto al computer è una stronzata, perché è fatto al computer. Come cazzo ve lo devo far capire? È fatto al computer. Quindi su questo io proprio non voglio avere discussione. Vi può non piacere quello che pare, ma non discutiamo sul fatto che torni o non torni, che è brutto lui fatto al computer, perché lui combatte sì dentro un computer quando è un avatar fatto al computer, quindi non può essere altro che computerizzato. In realtà poi per me quella scena è di una bellezza incredibile, quando lui poi non ne vuole più, che butta giù e parte schizza su, è fantastico, che vola, cioè è diventato quello che voi tanto amate ora. Non fate altro che guardare film di supereroi, uno a volta che loro avanti 20 anni avevano fatto un film fumetto mentalmente, anche se non era tratto da un vero fumetto, pur avendo rubato un po' in quella, ma hanno fatto il cinefumetto nel 2003, cioè 15 anni prima, e funzionassero ste stronzate tutte seriali, per un film seriale già tutti a rompere coglioni, di ma è il seguito di uno, ora non volete altro, eh no, sa, incredibile. Ma poi il film è talmente bello che tutto l'inseguimento sull'autostrada, ragazzi, questi hanno costruito 5-6 km d'autostrada per fare tutte quelle distruzioni, ci hanno fatto quasi tutto in analogico, un lavoro impressionante. Quella è una delle scene più belle della storia del cinema, di cosa si sta ragionando, tutta la scena in cui la Bellucci ragiona, cioè quando loro si presentano al Merovingio e lui gli dice che, io, che voi siete tutti comunque anche i programmi, creazioni, e che lui può, fa capire quanto è forte, perché lui può alterare attraverso il cibo, attraverso tutto i pensieri, quando dà il dolce da mangiare a questa qui, che vedi che diventa, vi rendete conto di quanto osano questi pazzi nel far vedere fluire questa energia che arriva fino alla vagina, la vagina che spruzza e esplode praticamente da tutte le parti il proprio liquido seminale, è una cosa assurda, cioè, e invece è una cosa che loro fanno passare così dentro un blockbuster. Così, un orgasmo femminile nel mezzo, computerizzato con spruzzata, cioè con squirtamento. Cioè, mai questi sono folli, ma perché sono dei folli, sono dei gender, e trasformano i loro personaggi, come poi si sono loro cambiati nella vita stessa. E trasformano le sicurezze, cioè quello che noi pensavamo essere Morpheus, per esempio, impossibile che sbagli, no? E invece incomincia a crollarti la fede che è su Morpheus. Anche il nostro oracolo, che sembra poi così, nel primo essere così, nel secondo invece incomincia a dare segni di poter dire, ma è che questa ci sta prendendo per il culo e lavora anch'essa per le macchine. E tutto in realtà, anche Neo stesso Siri viene a un certo punto, quando incontra l'architetto, viene riportato per quello che è in realtà. E poi non lo sto a dire, poi scoprirete, ma in realtà il film gioca tutto su questo, gioca tutto sulla ripetizione della storia, la storia che si ripete ogni tot anni, e lo stesso Matrix ha bisogno di un certo tipo di malfunzionamento per far continuare a funzionare lo stesso Matrix. Un discorso intelligentissimo. Questo film è un film fuori di testa. È vero che i discorsi dell'architetto sono sconquassanti, un po' vanno seguiti, ma dice cose comprensibilissime, dette come se fosse una macchina. Lui non ha alcun interesse nell'essere semplice, farsi capire, perché il suo interesse unico è quello che Neo pigli la porta e dice lui. Quando piglia l'altra succede il casino anche per lui mentale. E quindi un film poi sull'amore, sull'impossibilità di distaccarsi comunque da ciò che è caro, e qui si ritorna un po' alla forza, no? Quando uno è un eletto in realtà dovrebbe cercare di pensare a tutta la comunità, non solo a lei di cui è innamorata, è la stessa cosa che gli dice l'architetto, il tuo difetto è l'amore, perché sennò saresti un eletto perfetto. Un film per me strepitoso a livello di scenografia, di movimenti di macchine, e in più ci fa vedere Zion bellissima, perché con questa costruzione quasi come posso dire, tribale, con questa costruzione quasi africana, quando parte il ballo, per esempio, vabbè, film secondo me bellissimo, dove poi fanno il discorso quello splendido che loro capiscono, quando Neo parla con uno dei, diciamo così, dei più vecchi che fanno parte del consiglio, e gli fa vedere che in realtà anche Zion stessa sta funzionando, l'aria, la luce, tutto arriva tramite macchine, quindi noi siamo sempre ormai consapevoli di essere condizionati, e soprattutto di essere sempre, diciamo così, avere le macchine indispensabili, le macchine per noi come noi, però siamo indispensabili per le macchine, perché se non siamo noi che le facciamo funzionare, le macchine non esisterebbero. Quindi è un film che discute di cose molto intelligenti, è un classico film di passaggio, con quel finale bellissimo dove Neo acquista anche il potere sul piano terreno, perché ormai è davvero l'eletto, ma solo lui sa cosa deve fare, gli altri ormai perdono un po' tutti, diciamo così, di coscienza di questa diciamo elezione a Salvatore, altrimenti tranne Morpheus, che poi un film per me quindi eccezionale, che mette sul piatto altre 6.000 cose, un film girato alla stragrande e che porta avanti appunto un'idea di blockbuster gender, che è
proprio una mina interna all'idea del blockbuster stesso, perché invece di fare una ripetizione del primo, bastava rimettere Neo che faceva cazzotti con due programmi un po' più figura, tutto dentro Matrix, erano tutti contenti. Invece l'aver fatto capire, anche aver portato anche, diciamo così, appunto, questa tribalità, questo senso di morte, questo senso anche di vita vera in queste caverne, probabilmente non è piaciuta alla gente. Invece l'ho trovato perfetto, proprio perché probabilmente la gente pensava di arrivare a Zion e trovarsi in New York. Invece il bello è proprio questa nascita, morte, ricostruzione dalle ceneri. È una finisce questa Zion, ma stavolta però nel 2 la scelta di Neo sarà ben diversa da quello che le macchine si aspettano. E quindi qui finisco di parlare di questo grandissimo Matrix Reloaded, che è stato criticatissimo, massacrato, che probabilmente non vale quanto il primo, vorrei anche vedere, ma che resta uno dei film di fantascienza più belli degli anni 2000 e facente parte di una delle trilogie migliori degli anni 2000. E stiamo per passare appunto al prossimo film. Là c'è stato poco da aspettare in realtà per avere la chiusura della trilogia di Matrix, perché in realtà Matrix Reloaded e Matrix Revolution furono girati più o meno insieme con un budget di circa 280 milioni. Ora il terzo in realtà incassò poco più di 400 milioni, perché Matrix Reloaded, come ho detto, l'andranno a vedere in tantissimi, ma deluse l'80% degli spettatori, quindi il 50% di quelli che andranno a vedere Reloaded non andranno a vedere la conclusione di Matrix, la trilogia, ovvero questo Matrix Revolution sempre del 2003. Ora, molti salvano Reloaded e Revolution proprio lo distruggono. Ma perché? Ve lo dico io perché. Perché Matrix, come abbiamo inteso nel primo film, praticamente Wachowski non la fanno mai vedere. Ti inculano, c'è un quarto d'ora di Matrix. E questa la gente non piaceva, piaceva vedere la gente che volava su muri e roteava e si sparava a rotta di olio. Non gli interessava un cazzo dell'idea, secondo me, dei Wachowski da portare avanti, spirituale, politica e sociale. Non interessava assolutamente. E quindi rimangono basiti di fronte a un film, spoilerizzo alla stragrande, se non vi va che non l'avete visto da tanti, dove il protagonista muore malissimo e la nostra eroina muore malissimo. Quindi i nostri due eroi muoiono di merda. Detto questo, Neo potrebbe anche non essere morto, però si vedrà. Detto questo, la storia è... siamo arrivati a questo punto. Rispoilero per chi non ha visto il 2. Neo è andato in catatonia dopo aver fermato i poliponi nel mondo reale, non in Matrix. È lì che viene raccattato da una nave e ha accanto a sé un altro che è l'unico rimasto vivo di tutte le altre navi che hanno ricevuto un raggio che le ha distrutte e paralizzate. Non si sa da chi e perché è stato mandato. Cosa succede? Le macchine stanno per sfondare Zion, anzi la sfondano, stanno attaccando Zion, quindi il nero che sta con la nera che stava con Morpheus è lì che fa basta questo Neo, ci avete rotto tutto il cazzo, l'unico che continua a credere in realtà è Morpheus e Giada è la moglie di Will Smith, e lei sono gli unici in realtà poi a crederci. Cosa succede? Il mondo, diciamo così, matrixiano, in realtà sempre più distrutto e contaminato da Smith, che riesce addirittura a far diventare all'oracolo una parte di sé. Quindi, cosa succede? Che in realtà i nostri eroi, Morpheus, Trinity e tutto il resto, non riescono a svegliare Neo, però che si avrebbe collegato a Matrix, ma non riescono a trovare per dove è. Perché non lo trovano? Perché Neo è in realtà in questa stazione immaginaria creata da questo qui, che è l'uomo del treno, dalla quale è impossibile uscire se non ti fa uscire lui. È praticamente un punto di passaggio fra diciamo il mondo dei robot, la realtà e Matrix. È proprio un punto di passaggio. Infatti è bellissima la scena in cui lui è lì e trova tre persone, babbo e mamma e una figliolina, che loro dicono dobbiamo far entrare nostra figlia a Matrix, se no la cancellano perché non serve nulla a creare degli arcobaleni e delle ossessine nel nostro mondo, e quindi lo può portare di là. E lì già si inizia, il film inizia a essere molto più intelligente, ovviamente la gente vuole, inizia a parlare dell'amore, delle sensazioni che può provare una macchina per la propria creazione, che poi è la figlia. Ed è una cosa ampissima, grossa, l'idea proprio dell'etnia, della razza, del gender, dell'essere uomo o femmina proprio non esiste per i Wachowski. È fantastico nel film, sono l'antirazzismo per eccellenza, sono proprio l'unione, ecco, delle religioni anche, delle razze, l'unione di tutto. È un film che inizia così, già ti fa star bene. Poi appunto Morpheus parte con quello che difende l'oracolo, e Trinity vanno in ghigna un'altra volta al Merovingio e gli dicono oh, e te ci devi a tutti osti di dove, come cazzo tira fuori questo lì, perché qui se no è un casino. Non vi sto a dire perché riescono a tirar fuori Neo dal treno, e quindi Neo praticamente libero in Matrix, vanno a parlare con l'oracolo che gli dice che sono della merda e che comunque lei crede ancora in lui. E tutto, poi cosa succede? Succede che Neo ritorna nella realtà ed è costretto insieme a Trinity a prendere una delle ultime due navi sopravvissute ed a partire per il mondo dei robot per cercare di
chiudere la guerra andando a parlare con questi capi, cercando di spiegargli che Smith sta praticamente distruggendo tutto e che arriverà a distruggere anche voi, se non io come eletto non lo fermerò. Invece un'altra nave va con Morpheus a difendere il porto, chiamiamolo così, di Zion. Quindi qui in poi il film è loro che vanno su, è loro per cercare di liberare i più umani possibili e soprattutto di fermare Smith, e invece Morpheus che va a difendere dai cose. Chiaramente i robot stanno per ammazzare tutto e poi arriva io. Allora, anche qui capiamo, il film è bellissimo. Cioè tutta la parte in cui Trinity e Neo vanno su e ti fa vedere il mondo delle macchine è eccezionale. Tutti i dialoghi che ha con il capo macchina, chiamiamolo così, col capo macchinist, col capo operaio, il nostro Neo, sono splendidi. Proprio per come in realtà viene umanizzato anche questo sistema, diciamo così, computerizzato, perché urla, si incazza, è molto, molto umano questo mondo di robot. Però molto più responsabile, si capisce. Infatti come Neo gli dice, oh, rimandami giù perché questo vi fa il culo, lui capisce, ok, ti rimangio giù. E il patto è che te non attacchi più Zion, il patto è fine della guerra, ok, decide di accettare. E quindi poi il film finirà come deve finire. E c'è un combattimento magnifico nella città, tutta quella fotografia blu, perché poi non si è riparlato della tecnica di questo film, di una cosa impressionante, senza contare tutti i robot modello Gundam, tutti gli esoscheletri che sparano contro questi cazzo di sentinella rotta di collo. Proprio c'è una resistenza partigiana fantastica a livello di Zion, con un montaggio alternato fantastico, con la resistenza che fa Neo all'interno di Matrix, con un montaggio fantastico, con quello che succede sopra le nuvole quando la scena bellissima con Trinity volano altissimo per levarsi di culo gli alieni, le macchine che danno, che arrivano e rivedono il sole, che è il momento prima, spoiler un'altra volta, in cui poi Trinity morirà mentre cade, però è la fine, no? Perché lei in realtà era già morta nel 2 e lui dà in realtà chiara potenza di essere quasi divino quando la sveglia dentro un Matrix facendo il massaggio a un cuore che non esiste, quindi in realtà l'amore puro, proprio come lei aveva risvegliato lui nel primo, che era morto e seccato, quindi l'amore come proprio speranza per una generazione umana più, diciamo così, che pensi appunto non solo all'individualismo ma alla collettività come tale. Le macchine poi hanno vinto proprio perché pensano loro come una collettività, nonostante poi abbiano delle regole, vengono cancellati delle galerie, dei momenti. Quindi un film che poi descrive anche queste macchine come un qualcosa di pensato, non qualcosa che ci sfrutta e basta perché, ma e poi capirete da Animatrix di chi era la colpa, l'avevo specificato, cioè quello dei cortometraggi d'animazione meravigliosi scritti da Wachowski, dove si capisce anche tutta la guerra delle macchine e di chi è davvero la colpa di tutto questo casino. Detto questo, Revolution è fantastico, è proprio una rivoluzione totale, perché chi ha amato il primo Matrix si trova di fronte un film di fantascienza con robottoni che spaccano sentinelle, non c'è un cazzo quasi di combattimenti dentro Matrix, ci sarà 20 minuti e quindi la gente lo ha massacrato e non ha capito un'altra volta, e anche lì normale, fa tutto un effetto speciale Matrix che scoppiano palazzi, ma nulla fosse, ve lo ridio, ma cosa cazzo avete visto? Siete dentro, cioè giocate dei videogiochi che sono l'irrealtà, siete dentro all'irrealtà dell'irrealtà, cioè l'irreale dell'irreale dentro l'irreale che è il cinema. Cioè, quindi già rompete il cazzo in un film di fantascienza che non si dovrebbe mai fare. Poi dentro il cinema, dentro poi una realtà all'interno del cinema stesso, cioè ciao, cioè della non realtà. Quindi lui può fare il cazzo che vuole. Poi è bellissimo quando dice agente Smith, hai ragione, hai sempre avuto ragione, è inevitabile. È una frase fantastica, una frase che è bellissima. Proprio, cercate di non capire quel finale cristologico, che però non mette di fronte un'idea così banale, così lagnona, anzi è un'idea di crescita dell'essere umano, non attraverso la religione stessa, perché Morpheus non ha molto creduto, come dice l'oracolo, ma ha molto creduto nell'umanità, non ha creduto in quale sia posizione divina, perché non arriva un manone a dare a Neo la possibilità, ma è lui stesso che praticamente diventa quasi un superuomo nel combattimento, è un gender, si trasforma in qualcosa di diverso, porta avanti l'umanità, e qui il discorso di Wachowski è sempre il stesso. Quindi Matrix Revolution è la perfetta chiusura di una trilogia incredibile. Cioè l'ultima frase, ti spoilerizzo, con lei che gli dice, oh, allora siamo pari, no? Che parla con l'architetto e l'oracolo e gli dice tutto a posto, no? Manterrai la tua parola e non ci sarà più guerra, e chi non vuole fare la guerra sarà portato via, gli dice lui, e si sgancerà come
quando vuoi. Sei sicuro di quello che si dice? Lui si dice, ma che mi hai preso per un umano? Cioè, lì quindi l'imperfezione umana un'altra volta portata davanti da Wachowski come la possibilità appunto di creare guerre, creare distruzione e cattiveria proprio perché l'essere umano, come Smith quando diventa umano poi, tende ad essere, a voler... portare tutto a sé e mai alla comunità, come ho detto. Quindi un film anche socialista in un certo senso, un film molto politico, tutta la trilogia è politicissima, un film diciamo leninista, buddista, cristologico, che si infila nella botta distopica per poi venire fuori in una completa e folle appunto in Revolution finale, completamente anime live action, e che quindi farà come ha fatto cagare a mezzo mondo, ma non a me, che l'ho aggredito dall'inizio alla fine, perché lo reputa una perfetta chiusura di un film iniziato perfettamente. Quindi per me questa trilogia è la trilogia più importante degli anni 2000 insieme al Signore degli Anelli, è una delle trilogie più belle di tutti i tempi del cinema ed è una delle trilogie più sottovalutate di tutti i tempi, così come poi saranno sempre più sottovalutati i lavori dei Wachowski da qui in poi, che ora andrò ad analizzare, che invece meritano di brutto, proprio come questo grandissimo Matrix Revolution. Dopo l'incredibile insuccesso, ma successo di Matrix, comunque i Wachowski avevano sempre a disposizione, diciamo così, visto che tutta la trilogia è costata circa 350 milioni e di media ne ha incassato un par di miliardi, miliardi e mezzo, giù di lì, perché 805 miliardi e 8, quindi ancora avevano una buona, diciamo così, faccia di fronte ai produttori della Warner, i nostri fratelli, ora sorelle Wachowski, perché come ho detto 1,8 miliardi da una trilogia portata a casa. Bound era costato pochissimi milioni, ma portata a casa, quindi continuavano ad avere carta bianca. Questi pazzi, invece di continuare a fare film scuri, tutti iper, si buttano nel fare una storia di un cartone animato di Yoshida degli anni 60, fine anni 60 mi pare, che da noi era famoso come Go Go Mac 5, ok? Che è un progetto, secondo me, assolutamente folle in partenza, perché è di nuovo un anti-blockbuster. Perché cosa fanno? Al di là della trama che è questa qui, Speed Racer è un grandissimo corridore, fratello di Rex, che è morto durante un incidente di queste gare, che sta lui, è un grande corridore nel futuro di queste gare assurde girate su questi mega, diciamo così, di queste mega piste da corsa. Questo Speed Racer è un talentone, ok? Che ha il suo babbo John Goodman, la sua mamma è Susan Sarandon, ha il fratellino Spiritor con la scimmietta Cin Cin, come da cartone animato, che tifano per lui e tutto il resto. È un giovane pilota, vince parecchie gare, quindi viene chiamato da una grande casa di automobilistica per diventare parte del loro progetto. Speed Racer gli va a tre pezzi nel culo e gli dice no, io con voi ci vengo perché qui è tutto meccanizzato, e allora questo qui ti svela, prima era tutto simpatico, svela la sua faccia e dice te non vincerà mai una corsa, è sempre stato truccato da tutti i tempi le corse e noi ci si campa da una vita, devi andare a fanculo, non arriverà mai a fare la corsa più importante che dovrei fare. E questo si avvera, perché in realtà lui viene buttato fuori dalla pista e Speed Racer non arriverebbe da nessuna parte, se non che, aiutato da Racer X, che è un infiltrato che vuole far finire l'illegalità nel mondo delle corse, decidono di partecipare a una corsa appunto di quelle mortali, dove è morto il fratello di lui, insieme a un pilota giapponese che anch'esso ha bisogno di andare a questa corsa, per cercare praticamente di vincerla ed arrivare alla corsa finale e sputtanare il capoccia. Questa è la trama, diciamo così, di Speed Racer. Cosa c'ha Speed Racer? Speed Racer è una follia acid pop, cioè è una follia, è un film da Andy Warhol, cioè questi mescolano il live action con l'animazione, l'animazione 3D e la sproporzionatura appunto anche dell'animazione, la sgrimatura, in un film allucinante. La prima volta che lo vidi rimasi, boh, che cazzo ho visto, perché ero talmente ripieno di belle luci. Per quanto era cupo e scuro Matrix, questi si sono buttati in un universo iper pop, gli alberi volutamente semidisegnati al computer, cioè l'inserimento un'altra volta di più cose all'interno stesso di una sola, perché parliamoci chiaro, che piaccia o non piaccia il film, come ho detto la prima volta, la seconda volta ho cominciato a intuirne il potenziale, la terza volta ho capito che si era di fronte un'altra volta a un esperimento, cioè cinema sperimentale d'avanguardia, che se in a fase di scrittura Matrix era complicato, pieno di divagazioni, qui in realtà è molto semplice, gruppo di piloti che deve sputtanare i piloti cattivi, cioè la base è molto semplice, però che cosa inventano? Già a livello visivo inventano questo, come fu chiamato da loro, Car Fu invece che Kung Fu, inventano questa lotta fra le macchine che si battono una sull'altra, fantastica a livello visivo. E poi che cosa creano? Creano un mondo
che se uno si lascia un attimo prendere dall'idea di cosa sta guardando, un mondo totalmente originale, un'altra volta creano un sistema visivo che non si era mai visto al cinema, perché l'unione così dell'animazione alla live action non si era mai vista in questo senso, perché è chiaro che tutto il resto, tranne alcune cose della casa, è tutto in live action, tutto in fondali, ma non è un fondale green screen dove si vuole ricreare la realtà, vogliono creare un cartone animato con gli attori veri, che è diverso. È una logica proprio sperimentale, una logica impensabile che qualcuno... Infatti il film è costato 120 milioni e ce l'ha incassato 100 in tutto il mondo, un flop inimmaginabile, cioè immaginabile. Secondo me Wachowski se la ridevano sotto i baffi, perché hanno fatto un'altra volta il loro cazzo di film Gender un'altra volta, perché trasformano un'altra volta quello che poteva sembrare un banalissima trasposizione live action di un cartone animato in qualcosa di originalissimo, perché trasformano le solite gare in qualcosa di completamente schizzato, completamente fuori di testa. Basterebbe la sovrapposizione iniziale della prima gara di lui che sta per battere il tempo del fratello, dove te vedi la forza di lui per essere già a pensare, ma questo è un montaggio meraviglioso. Poi hanno proprio la forza del cartone animato, riprese in primissimo piano della guida e poi riprese ampissime dove si vede il cinema, poi queste riprese che si muovono sgambe proprio come un anime, cioè proprio la voglia di sperimentare, di arrivare a qualcosa che vada oltre il puro spettacolo. All'interno di questo ci mettono la solita critica al capitalismo e al consumismo che loro mettono sempre in tutti i loro film, in tutti i loro film. Il fare soldi, il pensare ai soldi, il pensare a se stessi porta sempre a dei danni, infatti anche qui non porta nient'altro che a questo. E poi quello che mi piace tanto a me di Speed Racer, al di là dei siparietti della scimmietta e del bimbo che ho rivalutato, perché poi ho pensato, c'erano nell'originale, non li puoi cancellare determinatamente, funzionano in realtà nel film, perché sono un ammorbidimento ma allo stesso tempo un appesantimento per lo spettatore moderno. E questo mi piace tantissimo a me dei Wachowski, che un'altra volta ci mettono qualcosa che non può essere quasi comprensibile. Lo spettatore adulto che va a vedere Speed Racer guarda vestiti, ma che cazzo fanno, perché non ha ben presente McFive. Il ragazzino invece non capisce la complessità di ciò che viene trattato, anche se poi il film è veramente a schemi, quattro schemi di botto, perché quattro corse, quattro schemi nel mezzo intramezzato da determinate situazioni. Però già il fatto che i mega capitalisti consumisti siano il male delle corse, che i soldi rovinino tutto, che la corsa intesa anche come arte venga sminuita esclusivamente dal fatto di vincere, il vincere come occasione finale, no? Come idea dell'essere umano che se vince allora è grande, invece quello che arriva secondo va abbattuto, o quello che arriva anche ultimo. È un film strepitoso, a livello visivo è inconcepibile una cosa del genere. Non l'ha fatto più nessuno, perché la gente non ha assolutamente appreso l'idea che volevano dare a Wachowski nella loro follia. Noi facciamo un cartone animato, ci si mette le facce degli attori e proviamo a fare questa cosa folle di non dare alcun realismo a nemmeno mezza cazzo di inquadratura. È tutto talmente surreale che pare un film di Fellini. Solo che qui è Fellini come se avesse preso un acido. Ha preso un acido Fellini e si è guardato il film in cartone animato e ha tirato fuori Vestosa V. Perché poi questa è follia pura. Che questi venivano da Matrix, potevano fare il cazzo che gli pare di scupo, facevano un film cupo dove c'era lo sparaccino e ammazzava tutti, qualunque cosa cupa, e l'andavano a vedere. Vedi, sono quelli di Matrix. Qui cosa fanno? L'opposto. La complessità narrativa del primo viene indebolita e messa proprio al servizio di una storia semplicissima per far arrivare il concetto, e tutto quello che era cupo, chiuso, anche a livello di montaggio, anche a livello di scena d'azione, qui invece viene aperto. Lo stile di montaggio, di fotografia è completamente all'opposto, però riconosci la scrittura dei Wachowski, la riconosci nei personaggi, la riconosci assolutamente nello stile appunto che hanno nel cercare di disarmonizzare il blockbuster, di distruggere dall'interno un certo tipo di organizzazione industriale per riportare un po' di arte attraverso l'intrattenimento puro. E Speed Racer è questo. Speed Racer è un'opera d'arte, come tutte le opere d'arte può far schifo o non può fare schifo, ma è oggettivo che una cosa del genere non si era mai vista. Alcuni potranno dire meno male, può darsi per voi, invece è peccato per me in realtà che non ci sia buttati di più a fare cose così folli e che ormai tutti i cazzo di blockbuster sono fatti allo stampino, perché se solo qualcuno avesse davvero deciso di dare in mano, e che cazzo ne so, Iron Man a fratelli Wachowski, ne avremmo viste veramente delle belle. Ma siccome i fratelli o la sorella Wachowski erano probabilmente delle pazze e dei pazzi che sono insinuati dentro questo mondo hollywoodiano per poi stroncarlo dall'interno e creare qualcosa, come ho detto, di mai visto anche in questo film. Un film poi che tiene benissimo, le corse sono fantastiche, l'ironia c'è alla grande, gli attori, Emmerich Hirsch che fa il protagonista come il grandissimo John Goodman, con una grandissima Susan Sarandon, e come quello che ha fatto diciamo l'attore principale di Lost, che fa il suo fratello che si è fatto la plastica facciale, che fa appunto Razer X, sono perfetti per i loro ruoli. In più, ripeto, l'idea di girare su queste macchine fatte in analogico, però proiettate sempre su
tutto il mondo in digitale, ripeto, un digitale che non vuole ricreare come alcuni film che vogliono fare tipo Polar Express la realtà che poi non diventa tale. Oh, non ne frega un cazzo, l'albero è disegnato proprio come un affare sì e i cerchietti. Cioè, proprio disegnato come un cartone animato degli anni 60, non gliene frega un cazzo della credibilità, non interessa niente. Il mondo dei Wachowski sta tutto nel momento in cui il bambino Speed Racer disegna le macchine malissimo e le fa andare sul suo, diciamo così, foglio di carta. Lì sta la vita dei Wachowski, che sono nati come fumettisti, come disegnatori, come, guardate gli storyboard che hanno fatto per il film, sono fantastici, e sono nati per così, e così hanno portato avanti il loro cinema, senza mai cercare di andare incontro al gusto del pubblico, e hanno cercato semplicemente di fare quello che volevano. Tutte le volte lo continuano a fare, tutte le volte ci battono il muso. Ma questo Speed Racer, vi prego, riguardatelo con un'ottica di cercando di guardare come fosse un film veramente d'avanguardia, perché è un film in acido, sì, così pop, così da ascoltare, coi Love da una parte e coi, che cazzo ne so, e con Syd Barrett dall'altra, e non l'avevo mai visto. C'è un film talmente folle e talmente originale che è appunto rimasto un unicum nel mondo dei blockbuster, visto che poi ha fatto una bua, ossia che la Warner si desse bella ma di morto incazzata, perché poi sono passati un po' d'anni prima che i Wachowski potessero tornare, diciamo così, dietro la macchina da presa. Ma questo Speed Racer per me rimane, adesso che ho 45 anni e che lo vedo dopo quasi 10 anni, un caposaldo in realtà del nuovo cinema hollywoodiano, che purtroppo è diventato vecchio dopo 2-3 anni, perché ormai la reiterazione delle solite cazzate ha mangiato tutto quello che poteva essere sperimentazione. Allora, non trovando più soldi in America dopo il flop devastante di Speed Racer, Tom Tyker, che era il regista di Lola Corre, La principessa più il guerriero, praticamente decide di portare sulla scena un romanzo famosissimo, che è questo appunto Cloud Atlas, che nel 2005 venne regalato da Natalie Portman appunto ai fratelli Wachowski. Allora, amici di Tal Tom si misero insieme e decisero di fare questo Cloud Atlas e di farlo come produzione loro e tedesca, produzione più alta mai di un film, perché è andato a costare 100 milioni, alla fine nel mondo ha fatto flop perché ne ha cassati 130, però resta uno dei film di fantascienza, fantasy o di vita più assurdi che siano mai usciti. Un'altra volta i Wachowski dimostrano che pigliano soldi e fanno un casino incredibile proprio per cercare proprio di non incassare, perché il film è diviso in sei spazi temporali: uno nel 1849, uno nel 1936, uno nel 1973, uno nel 2012, uno nel 2144 e uno nel 2321. In più assistiamo anche a un prologo e un epilogo con un Tom Hanks che ragiona, che sembra essere fuori da tutti questi, nonostante poi si infili in uno. Allora, partiamo da... va detto che quello del 1936, 73 e 2012 sono stati diretti da Tom Tyker, e 1849, 2144 e 2321 invece sono stati diretti dai fratelli Wachowski, ormai a periodo erano già sorelle quasi Wachowski. Allora, il primo... diciamo che la narrazione ora io ve la do pezzo per pezzo, ma in realtà la narrazione del film è mescolata. Cioè, il 1849 si mescola al 1973, come al 2144, come al 2321, è tutto mescolato, è tutto un, diciamo così, un flashback, un avanti e indietro, però non è neanche un vero flashback, perché poi la cosa interessante del film è che, pur ambientandosi in tutte queste epoche diverse, i personaggi, gli attori, sono sempre Tom Hanks, Hail Berry, Hugo Weaving, appunto, che però magari Hugo Weaving in una dimensione, in un tempo è stato un uomo, in un altro tempo è una donna, in uno è buono, in uno è cattivo, in uno è malvagio, in uno è buonissimo, in uno è un prete, in uno è un demone. E quindi un film in realtà che vuol parlare dell'anima, della reincarnazione, della possibilità dell'essere umano di andare sempre avanti, di non fermarsi al solo sguardo materiale. Detto questo, il primo segmento, a metà del 1849, è molto semplice. La storia del dottor Ewing, che viene mandato praticamente sulle isole Chapman per il suo suocero a fare degli affari. Quando è lì, perché con la schiavitù e tutto il resto, assiste alle brutture della schiavitù, perché è inglese, a queste botte della schiavitù. Quando torna indietro, praticamente sulla nave, vede che uno dei clandestini, appunto, è un uomo di colore, che è appunto quello che aveva visto lui frustare. Nasce questo specie di livello d'amicizia in questa, diciamo, nave, dove tiene nascosto quest'uomo di colore, mentre il Tom Hanks cattivo qui cerca, facendogli finta di curargli un verme assurdo, cerca di avvelenare il nostro protagonista, il nostro Ewing, proprio per portargli via i soldi. Poi naturalmente lui porterà il nero a girare, e non vi sto a dire come fa a finire framezzata
alle altre parti delle altre diciamo così piani proprio temporali che sono diversi, ecco, che si uniscono senza una vera continuità di sorta. Un po' di quello, un po' di quello, ma non sempre 1986, 73, 2012, sono proprio mescolati. E questo è un colpo di genio, perché il film in realtà la prima volta lo guardi e lo capisci a metà, la seconda volta lo capisci tutto, la terza volta incominci a capire quello che vuoi te, cioè cominci a dargli le spiegazioni che vuoi, la logica che vuoi. È chiaro che Wachowski, ormai sorelle, hanno sempre la loro visione, non le sposti da questa visione, comunque anche giustamente, come dicono loro, diciamo così, sempre anticonsumista, sempre libertaria, sempre prossima al cambiamento. Non è un caso che in una sede la donna è una ricchissima, nell'altra è poverissima o addirittura un robot. Cioè, per loro la trasformazione, la reincarnazione, il movimento dell'essere umano attraverso lo spazio, le ricerche delle colonie e tutto il resto, in realtà è un modo per un'altra volta far capire come, come si è visto in tutti gli altri loro film, le sorelle Wachowski cerchino di un'altra volta attaccare i blockbuster dall'interno con un film completamente folle che appunto ha floppato per forza, perché è un film talmente difficile a volte che la gente ormai gli devi dare cattivone che arriva, spacca tutte e quattro eroi che l'ammazzano, perché se poi cerchi di dargli qualcosa di diverso come in Speed Racer o Matrix o qui, la gente ci va di fuori e non ci capisce più un cazzo, ed è un peccato. Il segmento è ambientato nel 1936, che si chiama Lettere da Zedegram, che è la storia di questo ragazzo, un compositore in realtà omosessuale, che decide di scappare dal suo amico e diciamo così amante nazista, perché sennò viene fatto fuori, e va a lavorare per un noto compositore dell'epoca che però non c'ha più, ha una crisi di ispirazione enorme, e che inizia a rubare, prima a lavorare insieme al nostro giovane e poi inizia a rubargli, diciamo, le parti. Questa parte, questa sezione non è diretta da Frederic Wachowski, è scritta praticamente da Frederic Wachowski, e secondo me un po' di senso di stacco si sente, perché qui un po' del senso, diciamo così, videoclippato, no, eppure c'entra poco nel 36, di Tom Tykwer viene un po' fuori, che è il regista di Laura Corre, come ho detto, e quindi assistiamo a un bel, diciamo così, un altro bello spezzone che viene anche questo inserito, come ho detto, io ve li dico pezzo per pezzo per farvelo capire, ma qui si parla dei Wachowski, quindi lascio un po' perdere questa parte, nonostante sia perfettamente collegata, perché anche qui i personaggi poi li ritroveremo, però con altri nomi, magari donne, magari uomini, nelle altre epoche. Quindi un film allucinante che vuole unire 6-7 piani di lettura e 6-7 piani di racconto, tutti all'interno di un solo racconto, che come ho detto però passa da uno all'altro senza soluzione di continuità. Ok, questo è, ed è un bellissimo rapporto, c'è tutta la parte in cui parla della musica, tutto il rapporto con, diciamo così, il nostro, il suo mentore, che poi diventerà il suo ladro, è fantastico. Il finale non me lo sto a dire dell'episodio, perché è notevole. Cosa vi posso dire poi? Poi c'è l'episodio è molto bello, però ripeto, non stiamo parlando di Wachowski, questo non è diretto da Wachowski, è scritto insieme a Wachowski, se ne nota appunto anche qui un certo tipo di complicità, però adesso parlerò del segmento del 1973. Anche questo del 1973, con Neil Barry protagonista. Nel 73 noi ci troviamo di fronte alla Louisa Ray, che è appunto una giornalista, che per un motivo o per un altro viene a scoprire praticamente che la nuova centrale nucleare ha dei grossi problemi, e che ci sono sotto dei motivi politici e soprattutto monetari per il quale questo scandalo non dovrebbe venire fuori, e per il quale questo casino che potrebbe nascere appunto dall'esplosione della centrale nucleare viene tenuto sotto controllo. Chiaramente a questo punto, una volta che lei viene sgamata, che scopre determinate cose, è sotto il milione di tutti che la vogliono far fuori. Questa è la storia del 1973. Anche qui troviamo nel Barry convincentissimo, una bella messa in scena di Tom Tykwer, che da buon tedesco è bello quadrato, gira molto bene, e la trama un'altra volta è quella dei Wachowski, e si inserisce perfettamente un'altra volta per parlare di quello che stavano già parlando in realtà nel primo e nel secondo, cioè l'impossibilità di essere poi se stessi al 100%, no? Il nero che non può esprimersi in America perché viene frustato, nemmeno sulla barca, lo stesso diciamo così inglese che arriva in America che non può in realtà mandare a fanculo tutti perché questi lì sono schiavisti bastardi. Lo stesso succede al nostro scrittore amico del nazista, che non può dichiarare di non essere nazista ma gli tocca esserlo per non essere fatto fuori, chi è gay deve scappare in quanto gay ebreo, e quindi un'altra volta il terrore verso l'umanità più
più schifosa del mondo, ovvero quella nazifascista, che viene massacrata in tutti i film dei Wachowski, viene massacrata appunto anche qui. Un'altra volta, anche qui negli anni 70, quello che viene colpito è sembra quasi un pezzo di un film di Petri, ancora più grottesco in un certo senso. Anche qui viene colpito un'altra volta il sistema politico, sociale e soprattutto, diciamo così, anche economico, che l'America porta avanti sin dai tempi dei tempi. L'America nata, come dice bene Spike Lee nelle ultime interviste, sulla distruzione dei nativi americani e sulla schiavitù, se no non sarebbe questa grande potenza che tutti dicono. E quindi anche questo, che non è diretto dai fratelli Wachowski, però rimane importantissimo come spezzone per far capire come l'umanità si muoverà per arrivare poi al finale decisivo. Un film che non vi voglio spoilerare più di tanto, perché molti non l'hanno visto, perché l'hanno trovato pesantissimo, io invece lo trovo ottimo. Ambientato nel 2012, è sempre diretto da Tom Tykwer, è praticamente la storia di Candish, che è un editore sulla Viale del Tramonto, che ha come ultimo cliente questo Hoggins, che è un criminale, che gli dà il libro, ma mentre gli dà il libro vola uno dal quarto piano e l'ammazza. E cosa succede? Quindi Hoggins va a fanculo e lui prende i diritti del libro e lo stampa a nome suo, praticamente fa in modo. Ma cosa succede? Che però i debiti suoi sono talmente alti, dello stesso Cambridge, che in realtà tutti i soldi che gli arrivano lo portano a zero. Allora lui cosa decide? Di andare dal fratello, ok? Decide di andare dal fratello per essere aiutato. Il fratello più infame di lui lo rigira e lo stiocca in una casa di riposo. Lui fa una fuga da una casa di riposo e poi, quando scopre il caso di Louis Ray, ovvero la nostra Halle Berry degli anni 70, decide di pubblicare un libro appunto sulla vita di questa donna. Questa è la storia del 2012. Anche qui un'altra volta i personaggi girano, gli attori cambiano, vengono truccati benissimo. Un'altra volta siamo di fronte, un'altra volta, al discorso che poi Claude Atlas sempre fa, la circolarità della vita, la circolarità delle situazioni, il modo in cui il genere umano si pone sempre di fronte ai soldi, no? Questo editore che in realtà è un bravo uomo e tutto, ma quando decide di fare i soldi anche sulla morte, decide di farli, in realtà viene punito lui stesso da un fratello che dovrebbe essere in realtà il sangue, no? Dovrebbe unire, che in realtà è una merda peggio di tutti, che pur di prendere i soldi per mandarlo a fanculo e non averlo tra le palle, lo rinchiude in questa casa di cura dicendogli che è un albergo. All'inizio questo si trova, ma questo non è un albergo, è una casa di cura e non lo vogliono far uscire assolutamente. La rocambolesca fuga poi è eccezionale. Anche qui mi fermo, perché questo è un film che, se poi faccio la filmografia di Tom Tykwer, qui è diretto da lui, nonostante poi in realtà l'idea di base del tutto parte da Wachowski, ma anche questo un'altra volta è un episodio che si mescola a tutti gli altri, quindi ve lo ripeto, tutto è mescolato, che in realtà dà il segno di quanto i Wachowski siano pazzi e di quanto vadano contro allo stesso industria, allo stesso modo di pensare dei folli che gli danno i soldi per farli questi film completamente anarchici. Allora, appunto qui si insinua la storia, quella del 2144, che è diretta da Wachowski, è la quinta, quindi per prima ho parlato 6 ore dicendo che era la terza, invece è la quarta, scusatemi, ma mi si incasina anche a me il cervello. Siamo nel 2144, il film, questa volta questa sezione del film è ambientata a Neo Seul ed è la storia di questa Sonmi 451, che è un androide che lavora in un fast food che si chiama Papa Song. Folle completamente, una costruzione scenografica qui si inizia da... E cosa succede praticamente? A un certo punto questa Song 451 viene liberata da questo Ang Joy Jong-on, che è questo, diciamo così, capo della resistenza, che vuole praticamente deflagrare questo mondo distopico e portare alla rivoluzione. Cosa succede? Loro iniziano a scappare insieme, si innamorano e incominciano a vedere le cose popolari, l'arte e tutto il resto, e si imbattono appunto in una cosa che dà ispirazione a entrambi, ovvero la storia di Timothy Candlewish, ovvero il vecchio che abbiamo parlato di prima, che era l'editore, okay? Di cui hanno fatto un film in quell'anni lì. Questo è praticamente l'episodio. Questo è un episodio wachowskiano al 1000x1000, perché qui un'altra volta i colori si incupiscono, Matrix la rifà da padrone in un certo senso. Riabbiamo la logica dell'androide che è più umano dell'umano stesso, l'amore tra due cose completamente diverse, un'altra volta la trasformazione gender, no? Le possibilità di unire due cose che sembrano apparentemente impossibili da unire. In più un'altra volta i vari personaggi che ricambiano faccia e che ti rilasciano un'altra volta disturbato, ed è quella scelta dei registi, mentre ne sto parlando, parlo di tutto, sia della storia che della fotografia, è una scelta dei registi quella di confondere le idee, volutamente, perché il film, mandando 6 storie ben definite, proprio per cercare di dare in realtà l'idea di come è spezzettata l'idea della vita umana, di come è spezzettato l'universo, di come è spezzettato l'idea del tempo, di come è spezzettato l'idea di tutto quello che abbiamo nella vita, che noi vediamo compatto, ma che in realtà è sempre fatto di cose minuscole essenziali. Basta pensare al nostro corpo, che è fatto di atomi e cellule minuscole, non siamo fatti di questi visti, diciamo così, al microscopio. Il film poi un'altra volta fa capire come un atto
che viene fatto attraverso la storia possa in realtà anche amplificare un atto della storia di 300 anni dopo, cioè quindi come sia significativa la libertà delle schiavitù e come sia significativo negli anni 70 che lei abbia sputtato la centrale nucleare, così come è significativo che lo scrittore abbia scritto quel cazzo di l'editore di libro che proveniva appunto dall'amore verso il ragazzo gay ammazzato che scriveva la musica. E qui si ritorna un'altra volta allora che in realtà vengono di nuovo aperti al mondo ancora di più dalla storia appunto del nostro editore. Quindi è un film che mescola tutto, del quale bisogna stare molto attenti quando si vede, perché è un film che cerca attenzione. E quindi un'altra volta i Wachowski, aiutati da Tom Tyker, si fanno il culo da soli, cioè spendono 100 milioni e li buttano via, perché tanto che cazzo ci vuole che ci vada a vedere un film così complesso e complicato, che viene definito dal 50% del mondo monnezza e dall'altro 50% un ciò ha capito una sega. Io 45, io faccio parte di quel 5% invece che li adora, e che adora questa parte qui perché è fantastica a livello visivo. Cioè quando li sgozza, visto, me li scoppia il sangue dalla gola a queste qui, se non fanno il cazzo di fare, cioè sono trattati come schiavi i robot, sono deflagrati quando ormai abbiamo capito noi che loro stessi hanno una coscienza. Quindi un'altra volta critica al capitalismo, critica al consumismo, critica all'eccesso dell'utilizzo della tecnologia senza utilizzarla a scopi benefici, ma solo per tirarci fuori soldi, per dare sempre più soldi a chi c'è comunque soldi già ce n'ha. Quindi una assoluta non distribuzione né del potere e né del potere monetario. Quindi uno spezzone dei più riusciti, intrigantissimo, e che si mescola perfettamente agli altri e che rende un'altra volta onore alla perfezione stilistica di due registi ormai donna che sanno sempre dove mettere le mani e che regalano sempre qualcosa di innovativo e originale, come in questo spezzone del 2144. L'ultimo capitolo, anche se poi non è l'ultimo capitolo in senso diciamo proprio letterale quando si parla di questa cosa, perché l'ultimo capitolo in senso temporale, siamo nel 2321, la Terra ha avuto un olocausto nucleare, è semidistrutta e vivono varie tribù di cannibali, tribù più avanzate, tribù come questa in cui vive il nostro Zachary, che praticamente è una tribù pacifica che idolatra e venera appunto il robot androide Somni 451, che appunto era quello dell'episodio 2144. Anche questo episodio è diretto da Wachowski e si vede perfettamente. Tom Hanks è protagonista insieme a un altro Halle Berry. Allora, il film poi parla della storia di questo Zachary che vive con la sorella e il nipotino Kalkin, mi pare, in questa valle dove vive tranquillo nonostante sia attaccato fisso da questi cannibali che sono cattivissimi. Cosa succede? Viene visitato spesso da questa donna, Meronimia si chiami, che è il Berry appunto, che è una donna che dovrebbe venire da questi prescelti, da questi esseri più intelligenti, che un giorno lui praticamente vorrebbe infamare il Berry per prendere potere e tutto il resto. Poi però un giorno la nostra, chiamiamola Marilyn, salva appunto, viene infettato il bambino del cibo, sta per morire questo Kalkin, invece lei utilizza la sua tecnologia per salvarlo, e quindi appunto Zachary allora decide di dargli una mano perché lei sta cercando un posto sacro dove deve andare per trovare delle determinate cose che la porteranno poi a un'onniscienza definitiva. Zachary decide di dargli una mano anche perché poi quando torna i cannibali, spoiler per chi non l'avesse visto, hanno sterminato tutta completamente il villaggio, e quindi lui è costretto ad unirsi a lei in questo viaggio che poi, rispoiler un'altra volta, alla fine noi scopriamo che lui sembrava sulla Terra quando inizia a parlare alla fine inizio, perché vediamo sempre poi l'episodio con il Berry dove lui è sulla Terra, quindi siamo convinti sulla Terra, invece noi vediamo che sta parlando a dei bambini, che sta raccontando evidentemente tutte queste storie mescolandole l'una con l'altra, e che lui sta guardando la Terra da lontano, e il posto dove sono arrivato sono appunto queste neocolonie dei prescelti dove hanno due lune, e quindi ormai la Terra diciamo è diventato un luogo mistico e di racconto più che di vita, e quindi il film si conclude in maniera meravigliosa. Secondo me questo parte del 2323 è bellissimo, è girata in maniera spettacolare il film, è come ho detto, non è che è l'ultima parte, inizia con questa, praticamente si mescola perfettamente e dà pieno senso alla fine di tutto quello che abbiamo visto. Bisogna stare molto attenti, come ho detto, perché la messa in scena dei fratelli Wachowski, specialmente nei loro episodi, è complessa, è scritta con una potenza incredibile, nonostante poi lo stesso anno scrivessero una stronzata tipo Ninja Assassin per lui, però probabilmente dei vaini che avevano perso con questo film qui. E fanno un'altra forte, un film completamente sperimentale, un film che non vuole vedere nessuno, con sei piani di racconto che si mescolano senza continuità di tempo, spazio, temporale. Io cosa vi posso dire di più? E per poi tornare tutto, se lo guardate in una maniera assolutamente incredibile, qui si parla di anima, fisio, società, politica, di tutto, senza avere mai la spocchia, e attraverso un cinema incredibile a livello tecnico, incredibile a livello visivo, effetti speciali fenomenali, costumi e scenografie eccellenti.
film per me devastante. Ho più raccontato le storie che parlare del film, perché il film va visto. Sono quei film che vanno completamente osservati, ascoltati, visti, perché è talmente bello Cloud Atlas che probabilmente alla decima volta che lo vedete riuscirete a capirlo pienamente e a rendervi conto che siete di fronte a un'opera d'arte, magari un po' sghemba, magari poco riuscita in alcuni punti, magari troppo lunga, ma sempre di arte si tratta. Arte che non ha la voglia di intrattenervi, ma ha la voglia di raccontarvi qualcosa di particolare. Un film in un certo senso tarkovskiano, kubrickiano, un film bergmaniano, un film che vuol parlare dell'essere umano attraverso sei racconti che hanno soliti esseri umani che si trasformano, così come si sono trasformati le sorelle Wachowski da uomini in donne, si trasformano per diventare quello che davvero sono, un'umanità unica che non ha bisogno di guerra, che ha bisogno solo di pace, di individualismo sì, ma attraverso la comunità. Quindi cosa cazzo vi posso dire di più? Guardatevi questo codrata, se no ho parlato un quarto d'ora, non ci ho più fatto, sto quasi per sbavà. E siamo all'ultimo per ora film di queste sorelle fantastiche, perché nonostante tutti lo odiano, fa schifo all'universo intero, nessuno ha capito la bellezza di Jupiter Ascending. Cioè, Jupiter è un film fantastico, il destino dell'universo. Film del 2015, mi pare. Allora, che narra la storia di Jupiter, che si chiama così perché il babbo era un astronomo che fu ammazzato in Russia e durante, diciamo così, la voleva chiamare Jupiter perché Giove era il suo pianeta preferito. Viene ammazzato, la moglie a quel punto scappa in America, lei viene fatta nascere su una nave, è un'immigrata clandestina, l'amo per questo, grandi Wachowski, un'immigrata clandestina russa che viene chiamata Jupiter apposta perché la mamma non voleva, ma il babbo muore, che si ritrova la bellissima Mila Kunis, era stata scelta Natalie Portman e altre che hanno rifiutato perché è chiaro, queste viste non fanno film di merda col cazzo, invece Mila Kunis tanto ci vado a fare Bad Moms, ogni tanto perlomeno ha fatto un film decoroso in vita sua. In Cigno Nero tutti ce la ricordiamo per aver leccato la vagina di Natalie Portman e qui ce la ricordiamo perché ha fatto uno dei film di fantascienza più belli degli anni 2000 che nessuno ha capito, ed è appunto la storia di questa Jupiter che di lavoro fa la pulisce i cessi, cioè pulisce le case dei ricconi prendendo delle lire con tutta la famiglia russa, che un giorno viene a sapere, perché sta per donare i propri ovuli per pigliare due soldi, viene a sapere che c'è degli alieni che la vogliono rapire, portare via e ammazzare. Perché? Perché noi scopriamo che la Terra, come tutti gli altri più o meno pianeti esistenti negli universi e nelle galassie, dove c'è delle creature umanoidi, sono in realtà delle pianeti di riserva per questi umani alieni che sono ormai millenari, che vivono da sempre, queste famiglie ricchissime, aristocratiche, modello zar, che praticamente usano questi pianeti per tirarci su come mucche, per poi arrivati a un certo punto mieterci, come dire loro, portarci tutti via, ammazzarci tutti e distillare un liquido dalla nostra linfa vitale azzurro che una volta che ci fai il bagno tempo ti dentro ti fa campare, tipo ti fai in giovani di 1000 anni, ti fa campare per altri 4000-5000 anni senza alcun problema. E queste famiglie praticamente gestiscono questo mercato, che è proprio un mercato capitalista, un mercato dei soldi, se hai i soldi sei praticamente immortale. La storia è quella di uno di questi, di una delle famiglie più ricche, che uno è proprietario della terra perché la madre è morta, la regina di tutti, che ha lasciato una figlia e due figli. Un figlio che sembra tanto a modino, una figlia che pensa solo alla bellezza e un figlio invece che vuole distruggere tutto e conquistare. E non gliene frega un cazzo di tutto delle cammina. Cosa succede? Che la nostra Jupiter è in realtà la reincarnazione della regina madre e che quindi si scopre che tutti la vogliono far fuori, i fratelli, perché tutti la vogliono ammazzare, perché sennò questa si riprende terra e tutti i possedimenti. Quindi mandano in realtà Channing Tatum, ovvero il nostro uomo cane, can uomo, il migliore amico di se stesso, che praticamente non mi garba Alicante, Licatante, ma che mi chiama, mi garba can uomo a me. Mandano il can uomo, il migliore amico di se stesso, a diventare il migliore amico di Mila Kunis, che qualunque essere maschile di qualunque forma e generazione umana o non di qualunque galassia diventerebbe amico di Mila Kunis, a meno che non sia ceo e testa di azzo omosessuale, a quel punto diventerebbe amico dell'amico di Mila Kunis, che è appunto Channing Tatum, ovvero l'uomo cane. Detto questo, lui chiaramente si innamorano dopo un quarto d'ora perché lui è l'uomo cane e lei è buona nell'aria. Lui praticamente lo deve portare da quello che sembrerebbe il fratello meno cattivo, che invece è un infamone, quindi di lì nasce tutta la storia. Tutti la vogliono far fuori e lei invece non vuole far fuori un cazzo di nessuno, ma vuole semplicemente diventare regina in modo che la terra non venga deflagrata di lì a pochi giorni dal fratello più stronzo di tutti e tre. Ok, questa è la storia di Jupiter Ascending. Il film è meraviglioso. Allora, i Wachowski sono partiti con Bound, Torbido Inganno, e hanno fatto un noir liscio, per niente barocco,
quadratissimo. Sono arrivati a Matrix, dove anche lì hanno portato il nero, il verde, il blu, hanno portato un nuovo tipo di cinema in una trilogia, come ho detto, assolutamente non capita, ma completamente originale. Poi sono andati a rifinire a fare Speed Racer, che è con pura avanguardia acid pop schizzoide, ve l'ho detto, questo lo dovete ascoltare con Syd Barrett sotto e guardare quelle orse in macchina, vi piglia il cervello. È perché è folle, è follia pura fare un cartone animato con le facce delle persone e non fare un cartone che sembri ricreare la realtà, no, proprio farlo apposta che sembri disegnato con le facce dentro, genialità. Poi fare Claude Atlas e darsi tre zappe sui piedi da solo per arrivare poi a fare un film blockbuster all'interno della stessa Hollywood che massacra tutti, ce n'ha per tutti, perché ce n'ha per tutti gli stronzoli che campano sui poveri. Alla base c'è quella che deve andare a vendere l'ovuli per recuperare duvaini del cazzo, è una scena terribile, proprio perché chi poi si servirà di quest'ovuli chiaramente non sono dei poveracci, ma sono questi ricchi che vogliono rimanere incinta. Poi abbiamo una incredibile allegoria sul fatto che siamo tutti della carne da macello per questi ricconi di merda che campano sulla nostra vita, che poi è la logica di qualsiasi operaio, un piegato o qualunque persona che sappia se sia il plusvalore di Marx, cioè è la logica pura del fatto che noi in realtà non viviamo, noi sopravviviamo, siamo semplicemente di passaggio e siamo qui per soddisfare chi davvero vive, cioè gli stronzoli coi soldi che si possono permettere di godersi il pianeta, la vita nella sua pienezza, quando questa pienezza sarebbe di tutti. E non un'altra volta le Wachowski a questo punto te lo sparano nel muso. Poi più gender di così, ci sta un uomo mescolato con un lupo che è mezzo uomo, mezzo ane, mezzo fava, gigantesco, strafigura, e c'è un'altra volta l'idea della reincarnazione perché c'hanno la fissa nel cervello. Ma quello che conta veramente è come in realtà, attraverso un racconto di fantascienza, quindi genere puro, le Wachowski non portino altro che avanti il loro discorso sul cambiamento, sull'impossibilità di rimanere sempre uguali, l'idea di essere normali come una cosa non vista come una cosa bella, ecco, la stramberia, la stranezza come cosa in più, il difetto come una cosa che acquisisci e che ti fa crescere, ti fa diventare una cosa migliore. Se le persone senza difetti sono quelle da cui bisogna stare sempre alla larga, o perlomeno con gli occhi ben aperti, perché sono o delle cacule di merda o parlano alle spalle, occhi a quelli che sembrano che non abbiano difetti, ti dice Wachowski, perché chi non ha difetti non potrà mai capire cos'è sbagliare, se non sbagli non impari. Film impressionante su tanti, su 6.000 piani di lettura, senza un titolo, come ho detto, quello più importante, sociale e politico, cioè se Jupiter non viene preso per quello che è, c'è una lezione contro il consumismo, il capitalismo, siamo tutti carne da macello per dei ricconi che su di noi si arricchiscono, mi pare che un'allegoria più chiara di ossia sputtanata di sì non possa esserci. In più il film, a differenza di tutti gli altri, esplora stavolta il barocco, lo butta completamente di fuori. Tutto è sgargiante, tutto è d'oro, tutto è d'argento, tutto è di platino, però tutto quello che è d'oro, d'argento e di platino si ritrova ad essere in realtà il mondo peggiore in cui trovarsi. Perché il mondo migliore per la nostra protagonista, di spoiler finale, è essere sì regina, ma cazzo, ma campare con un lavoro degno di tale nome e andare a pulire cessi alle 5 di mattina. Il pensiero che in un film hollywoodiano di merda, come ce n'è 5.000, ormai il pensiero è, boh, guarda Ganzo, lui perché figura e picchia tutti, e qui invece l'idea è veramente quella di dirti, non sei il lavoro che fai. Sei quello che sei come persona, che diventa anche persona tale nel lavoro, perché se ti comporti bene nella vita ti comporti bene anche sul lavoro, anche se non lo vuoi fare. Ma l'idea che questa persona sia la regina potrebbe vivere nel pianeta come gli altri, se ne strafotte, è l'unica cosa che gli piace, stare insieme al suo amato e girare per la terra sapendo di essere regina ma continuando a lavare i cessi, è proprio l'idea perfetta di come il neomarxismo quasi filosofico si infili dentro una storia di reincarnazione e di assoluta fantascienza totale. Quindi cosa cazzo vi posso dire di più di Jupiter? Guardatelo 6.540 volte, cercate di andare oltre le bellissime scene d'azione, le fantastiche scene, per capire come un'altra volta i Wachowski destrutturino il blockbuster dall'interno e siano in realtà dei terroristi dei generi, un po' come Lucio Fulci. Entrano dentro il genere, lo fanno esplodere e nessuno li caga, questo è fantastico. Perché poi questi continueranno ad andare avanti per i cazzi loro. In più non so che cosa dirvi, guardatevi Jupiter, svenitene, statene bene fino a quando potete, perché è uno dei rarissimi film di fantascienza che hanno qualcosa ancora da dire. Perfetta. I grandi ex fratelli Wachowski, ormai sorelle Wachowski, dimostrano un'altra volta al mondo il talento che hanno. Chiaramente il mondo non lo ha assolutamente capito questo talento, perché sono ancora lì tutti fermi a Matrix, come se uno dovesse aver fatto Matrix una volta nella vita lo dovesse fare per tutto il resto della sua storia artistica.
Il video è finito, saluto Ele, saluto Enrico Bulgaroni, saluto Martin, saluto tutti quelli che mi seguiranno, poi vi farò sapere di Patreon e tutto il resto. La batteria sta per finire, quindi non posso altro che dirvi da Via Magenta 85, Federico Frusciante ha detto tutto quello che doveva dire, una monografia molto veloce su Wachowski, ma la volevo fare perché non vi volevo lasciare il mese senza monografia. La prossima, come ho detto, per tutta l'estate saranno brevi, perché con questo caldo e con questo tempo non ho molta voglia di stare 5 ore a parlare. Scott, Scorsese, tutti quelli, volete sapere, Fellini addirittura, verranno, ma verranno quando ne avrò voglia io, così capita. Vi ripeto, vi fa solo sapere a tutti per Patreon e per tutte le cazzate, per darci una mano, link qui sotto, ci si risente. Un salutone Aldo, un salutone a Omar e a tutti quelli che mi vogliono dare una mano. Quindi un buon augurio da Livorno, Via Magenta 85 è tutto, il telegiornale è finito.